Buonanotte e buon Natale. Se hai già fatto tutti gli acquisti, se hai già comprato tutto quello che ti serve, tutti i regali, hai spuntato tutta la lista, tutti i nomi, la vicina di casa, la mamma, i parenti, il ragazzo, la ragazza, l'amante, insomma, se hai comprato tutto quello che dovresti mettere sotto un albero, adesso, sotto un albero di Natale ovviamente, adesso sei alle prese con l'impresa più ardua, o almeno quella per me. Le confezioni regalo. Sì, le confezioni regalo, che sembrano una cosa facile, ma in realtà di facile non c'è proprio niente. Io non so come fanno le commesse dei supermercati o dei grandi centri commerciali o gli scout che ti incartano in 4 in 48 davanti alle casse in cambio di pochi spiccioli, beh io gli darei ancora più soldi, in realtà per farlo al posto mio, tutte le confezioni regalo, tutti i pacchi, tutti i regali che dovresti stare tu a casa e incartare con amore. Perché fare un regalo è anche questo: dedicarsi del tempo, o comunque privarsi del tempo, per pensare alla persona a cui farai questo regalo, questo dono. E allora stavo pensando, a parte la moda del momento, ovvero quella di incartare i regali nella carta di giornale, e non è uno scherzo. Sì, no, non è uno scherzo. E mi immagino i bambini felici di trovare i propri regali incartati con la faccia magari di Trump o del peggiore tra i politici italiani, o magari gli capita il foglio della loro squadra di calcio dove trovano un articolo dove il loro calciatore ha sbagliato un gol a porta vuota, o ancora peggio l'ultima pagina, quella degli annunci funebri. O non so se esistono ancora le pagine degli incontri amorosi o dell'oroscopo, che quasi sempre non ci azzecca mai. Quindi non so fino a che punto sia bene seguire il trend del momento, quantomeno per quanto riguarda gli incarti. E allora tu, dopo questi 2 minuti di incarti, di cosa ci vuoi parlare? Dell'incarto. Perché sarebbe una bella idea se, al di là della spesa economica, faremo o potremo fare una spesa di parole. Prendere un bel foglio grande, ma bello grande, eh? Di quelli di imballaggio, sai, li vendono anche bianchi o il color carta da pacchi, che fa molto vintage. Con un nastrino colorato rosso oppure dorato, fa bella figura. Mi sento un po' come le videoblogger che danno i consigli. Beh, prendi un bel foglio grande, bianco, e con un bel pennarello inizia a scrivere tutte le cose belle che quella persona ha fatto per te quell'anno. Tutti i momenti belli, tutte le cose che avete condiviso, e incartalo. Sì, prendi quello scatolo, che sia un frullatore, un libro o un'automobilina per tuo nipote, e incartalo con questo bel foglio. Che si veda da di fuori che ci sia un bel regalo e soprattutto magari un bel fiocco, ma che le parole riescano a trasparire, a scorgersi, magari non tutta la frase di senso compiuto, ma che si capisca che tu abbia scritto qualcosa. Immagina i giorni a seguire, i giorni che passeranno con queste belle scatole piene di parole da fuori, e chiunque le vedrà inizierà a prendere, a guardare, a leggere, cercare di capire cosa c'è scritto. E sarebbe una bella aspettativa, perché forse, anzi sicuramente, il Natale, il Capodanno, le feste e tutto questo mese di dicembre non è altro che un aspettarsi qualcosa che poi nella maggior parte dei casi non arriva. Ma di questo ne abbiamo parlato ieri. E allora incartate con le parole, incartate con, se non con delle cose mielose, smielate da Natale, scrivete tutte le cose buffe che vi sono capitate con quella persona, quella volta che avete preso una pozzanghera in pieno centro, tutti i ritardi che vi ha fatto fare, se il vostro nipotino vi ha rotto qualcosa a cui tenevate, insomma, scrivete, perché forse sarà uno dei pochi Natali dove non si butteranno via le carte, si conserveranno, forse dureranno ancora più dei regali, soprattutto se avete fatto dei regali brutti, vi salvate in calcio d'angolo con questa trovata. E quindi adesso smettila di ascoltare, soprattutto me,
smettila di ascoltare la mia voce, inizia a prendere appunti, prendi un bel quaderno, quel quaderno che dovresti già avere, e scrivi le cose belle che con questa persona hai fatto. E poi magari mandami una foto se riesci a fare l'incarto, se non sei una persona maldestra come me, che nonostante le abilità manuali riesce a perdersi in un bicchiere d'acqua dovendo incartare un regalo. E quindi buonanotte, buonanotte incosciente, e buon Natale.